centrodestra hanno commissionato un sondaggio per testare la loro penetrazione sul territorio regionale abruzzese. È un sondaggio che hanno anche voluto fare per testare il gradimento dei vari candidati. Per quanto riguarda i candidati, mi riguarda personalmente, devo cogliere con piacere il risultato di questo sondaggio, perché il risultato dice che in questo momento la candidatura dei 5 Stelle è una candidatura da battere, quella che è più forte, ma che l'unico contendente che il centrodestra può mettere in campo tra me, l'onorevole Martino, Di Primi, Febbo e altri, è il sottoscritto, che contende al candidato del centro delle 5 Stelle la vittoria, mentre gli altri sono staccati di 10, 15 e volte anche 20 punti. Sono sondaggi, ma valgono comunque in mancanza di un riscontro effettivo, cioè del voto, che noi speriamo si possa espletare quanto prima. Sono sondaggi che certamente hanno una valenza scientifica, perché sono stati pubblicati anche sul sito del Ministero, e quindi mi conforta particolarmente questo, ci conforta alle liste civiche quel risultato. Dovrebbe far riflettere il centro-sinistra, che se continua pervicacemente a difendere questa posizione assurda del Presidente D'Alfonso, credo che continui ad andare ancora più in basso e a rischiare l'estinzione. A posto.